In questa brevissima fetta evangelica troviamo in sintesi il profilo umano, biblico, ministeriale, teologico, profetico di Giuseppe. Poi ci sono molte parole, perché San Giuseppe ha anche detto l'uomo del silenzio, un silenzio che accoglieva la parola di Dio e che ovviamente la trasmetteva attraverso l'obbedienza. Fratelli e sorelle, noi siamo abituati a fare troppo rumore di parole e il rumore a seconda quelle che sono le prospettive del mondo, quelle che sono le seduzioni del mondo. Giuseppe è l'uomo del Signore che ha saputo accostarsi alla parola di Dio attraverso l'angelo per non mortificare Maria, eletta madre di Gesù, e per condividere fino in fondo il progetto di salvezza di Dio Padre, rimanendo al fianco come custode, padre premuroso, padre che ha saputo dare quell'input educativo, pedagogico umano a Gesù, da piccolo fino a quando incominciò la sua missione, rimanendo non solo sulla terra accanto a Gesù, ma anche durante la sua missione dal cielo. Vedete, fratelli e sorelle, a volte noi ci meravigliamo che il Signore opera prodigi attraverso le persone semplici, immaginate, insignificanti agli occhi del mondo, ma molto importanti agli occhi di Dio. Giuseppe è l'uomo anche della tenerezza, che attraverso le fragilità ha saputo manifestare la misericordia di Dio. Tanto per esempio, lui fu colto da dubbi, perplessità, delusioni, amarezze nel vedere la donna della sua vita, dei suoi sogni, in attesa di un bambino Gesù, del bambino Gesù, aveva pensato di manifestare attraverso un ripudio discreto, ma l'angelo non gli disse non temere. Che bella espressione! E Giuseppe accolse la parola e divenne padre del coraggio, un coraggio creativo che ha manifestato anche quando è tornato l'angelo nei sogni e disse: esci e vai in Egitto perché la vita di Gesù è vostra in pericolo attraverso la croce. Vedete, fratelli e sorelle, non ci vogliono grandi virtù per essere discepoli di Gesù e profeti di Dio. Ci vuole la semplicità, ci vuole la sobrietà anche delle parole, ci vuole il cuore. Bellissima la lettera che ha scritto Papa Francesco Padre Scorte, bellissima, di straordinaria elevatezza
non solo umana, sociale, ma anche culturale, soprattutto teologica. Bellissima, ma lente meditata. E il decreto che ha emanato per indire l'anno di San Giuseppe porta dei punti caldi, riassuntivi, dell'importanza di quest'uomo, l'uomo Giuseppe, che ha portato davvero nel mondo il vento della speranza, della redenzione, ha portato nel mondo la carezza di Dio, e Dio si è servito di Giuseppe anche attraverso le fragilità, dubbi, perplessità, delusioni, amarezze, per manifestare la misericordia di Dio. E questa è una lezione per noi. Quando noi cadiamo nella delusione, nell'amarezza, nell'incomprensione, nella fragilità del peccato, dobbiamo saperci guardare con tenerezza. Una ferita, non la si squarcia, ma si accarezza. Si deve togliere il marcio, facendo male. E allora quella sofferenza apre le porte alla guarigione. E la guarigione è abbracciata dalla misericordia. Ecco che cos'è Giuseppe per la nostra umanità. Un punto di riferimento vitale, determinante. Un uomo ha saputo essere e vivere con la parola di Dio. Per la parola di Dio, accanto a Maria, vegliando su Gesù, come un padre. Che bello quando Gesù poggia la testa sul petto di Giuseppe. Ecco la tenerezza, la misericordia di padre. Eccola. Bellezza del bene. Ed ecco ancora il carisma dell'abbandono. Anche Gesù obbedì a Giuseppe. E questa obbedienza mi richiama con molta chiarezza quella che noi dobbiamo avere nei confronti di Gesù. Qualunque cosa chiedete al Padre mio nel mio nome, egli me la darà. Fate quello che Maria, le nostre di Cana, che egli vi dirà. L'obbedienza per le persone, l'obbedienza che si deve ricevere nel silenzio, accogliere nell'abbandono e viverla non nel sacrificio, quel sacrificio che quasi costa, che so io rinuncio, no, nel dono dell'amore, perché il vero sacrificio è il dono dell'amore. Noi stiamo celebrando il sacrificio di Cristo, non l'uccisione terribile, crudele, quella non dobbiamo vedere in termini negativi, ma come offerta santa e gradita al Padre. Cristo offre, dona la sua vita per obbedire al Padre, che noi potessimo tornare alla gioia del Padre, alla tenerezza del Padre, alla misericordia del Padre, alla premura, uni degli altri, nella verità, nella onestà. Bisogna avere, come si dice, buona fede, fino a un certo punto. Perché noi, cari fratelli e sorelle, confrontandoci con la parola di Dio, ritroveremo la buona fede, ma la fede è buona. La fede è buona. E allora chiediamo al Signore che ci faccia comprendere l'importanza della presenza di Giuseppe nella nostra vita, non solo a livello umano, ma anche spirituale, sociale e culturale.
Nei momenti in cui noi troviamo scoraggiamento, ci troviamo in possibilità di quasi potenti a far sì che la speranza diventi certezza, vogliamo Gesù, invochiamo Gesù. Giuseppe, al di là delle emozioni particolari che gode ogni santo, è il drammaturgo di tutte le necessità. Se Giuseppe racchiude tutte le particolarità di ogni singolo santo e ottiene dalla sua intercessione presso il Padre e il Figlio, e anche con la condivisione di Maria, ogni grazia e ogni guarigione. Diceva Papa Francesco che prima di andare a letto metteva sotto la statua di San Giuseppe il bigliettino di intercessione, di richiesta di grazia, e dormiva tranquillo. Potremmo anche noi tentare questo gesto di affidamento a Giuseppe. Alla termine sarà recitata la preghiera che ha composto il nostro Vescovo e il Padre Meneo vi dirà quanti privilegi noi abbiamo, tra i quali questo, relativo alla preghiera di ogni 19 del mese per ottenere l'indulgenza plenaria, fratelli e sorelle. Noi abbiamo bisogno di resettare la nostra vita. Abbiamo bisogno. E non ci deve far paura la sofferenza, perché la sofferenza, se offerta, diventa una preghiera potente. Perché il dono d'amore, dono di abbandono, e con Giuseppe